Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa, innanzitutto è una novità, ci sono diverse novità. La prima è che appunto realizziamo noi artigianalmente, abbiamo introdotto questa cosa che realizziamo degli inserti in vera pelle, quindi li realizziamo noi in base a diversi disegni, poi ci sono dei manici, dei fondi, delle patelle sciolte che sul sito potete trovare e utilizzare per comporre voi le vostre borse, non solo quelle che vi proponiamo, però in questo caso vi proponiamo una borsa il cui ha una pattina, come potete vedere, in pelle, i manici e i laterali. Vedete? Quindi questo è l'inserto che vi occorre. E poi l'altra novità è che la borsa la andiamo a lavorare col cordino spaghetti, come potete vedere, io ho scelto il colore grigio perla, ma non è lavorata all'uncinetto, ma ai ferri, come potete vedere qui. E andremo a lavorarla con i ferri numero 4 e andiamo a fare queste trecce. Quindi un po' per sfatare il mito che le trecce sono solo invernali, che le trecce si possono fare solo di lana, no, noi le facciamo anche col cordino appunto apposito per realizzare le borse, in modo che non spelucchino, che vada bene, che sia una borsa a 4 stagioni. Quindi che vada bene sia d'estate che d'inverno, ma non sia prettamente in lana, quindi prettamente invernale. E oltre ai ferri ci servirà anche il ferretto per poter intrecciare e fare le varie trecce, le tre trecce che vedete. In più la borsa all'interno ha un supporto di salpa, come vedrete nel corso del tutorial, che volendolo potete acquistare sul nostro sito ed è la base che permette alla lavorazione di stare così rigida e così in forma come vedete stare la mia borsa. Senza di questo difficilmente otterrete questo risultato. Comunque non fa parte del kit in pelle, lo trovate sempre sul sito nella sezione supporti e potete decidere voi se acquistarlo o meno o se volete usare altri tipi di indurenti, ok? Quindi questo è quanto, il sito come sempre è www.merceriamare.it e io ora vi lascio il tutorial. Ciao! Un'altra cosa che ci servirà è un supporto di rinforzo per irrigidire il nostro pannello di borsa, renderlo proprio bello consistente. E per fare ciò ho realizzato questo supporto in salpa che è già molto rigido di suo, quindi vedete che è flessuoso ma molto molto rigido, preforato perché attraverso i fori andremo a cucirlo poi al nostro pannello di borsa. E qui dove vedete questo doppio pezzo è un rinforzo per il fondo. Il fondo quindi è fatto doppio con due pezzi di salpa cuciti uno sull'altro per dargli ancora un maggior sostegno. Questo pannello misura 60 cm per 35 con una base di 9 cm. Se usate questo, diciamo, inserto, questo supporto per irrigidire, vi occorrerà anche una cutila fettuccia dove andremo a passare poi in tutti i fori per attaccarlo al pannello. Allora, iniziamo subito la nostra lavorazione avviando 66 maglie, quindi mi inserisco nel cappietto di inizio e vado a gettare le maglie, come per iniziare qualsiasi tipo di lavorazione. Con questo numero di maglie lavorate con questo cordino e i ferri numero 4 otteniamo un totale di 35 cm di dimensioni della borsa. Se la volete fare più piccola dovete diminuire il numero di maglie che andate ad inserire, ok? Quindi 66 maglie corrispondono a una borsa larga 35 cm. Quindi andiamo a caricare tutte le nostre maglie. Allora, adesso dovremo andare a fare il secondo e il terzo ferro, che poi andremo a ripetere per una sequenza di giri. Allora, sia il secondo ferro che il terzo si lavorano a dritto e rovescio alternati con una determinata sequenza. Ad esempio, i primi 4 punti che andremo a fare sono di dritto, poi faremo un rovescio, un dritto, un rovescio, un dritto, poi faremo tre dritti, faremo tre rovesci, scusatemi, otto dritti, di nuovo tre rovesci.
e così via. Quindi alterniamo proprio una sequenza di questi punti. Adesso io vi farò vedere come si inizia il ferro, ma qui vi lascio scritto esattamente la sequenza che dovete realizzare, perché sicuramente è più semplice che non punto per punto, che magari diventa un po' più confuso e potete perdervi dei passaggi. Ve lo lascio scritto così potete seguirlo e non ci sono dubbi su quale sia appunto la sequenza. Come vi dicevo, iniziamo il secondo ferro facendo 4 diritti. Adesso andiamo a fare un rovescio. Poi facciamo di nuovo un diritto. Voilà, poi facciamo di nuovo un rovescio. E poi facciamo di nuovo un diritto. In questo modo. Adesso andiamo a lavorare 3 rovesci. Voilà, a questo punto fatti i 3 rovesci, procediamo a lavorarne 8 dritti. A seguire faremo di nuovo 3 rovesci, ok? Poi ripeteremo di nuovo un rovescio, 3 rovesci, 8 dritti, 3 rovesci, rovescio, dritto e così via, come vedete scritto qua sopra. Quindi completiamo il ferro seguendo la sequenza. Allora, stessa cosa per quanto riguarda il prossimo ferro, c'è di nuovo tutta una sequenza che dobbiamo andare a realizzare, sempre di alternare dritti e rovesci, quindi ve la scrivo sempre qui sopra e dobbiamo iniziare questa sequenza facendo lavorando 4 maglie a diritto. E 4 dritti. A seguire facciamo ancora una maglia a diritto, quindi 5 maglie a dritto. Dopodiché andiamo a lavorare un rovescio, poi facciamo di nuovo un diritto e a seguire un altro rovescio. Dopodiché lavoriamo 3 maglie a diritto. A seguire di nuovo 8 rovesci. Voilà, a seguire dovremo andare a fare 3 maglie a diritto. Poi faremo di nuovo dritto, rovescio, 3 dritti, 8 rovesci e così via. Quindi completiamo anche questa sequenza di ferri così come ho indicato. Una volta terminato questo giro dovremo andare a ripetere questi 2 giri che abbiamo fatti alternati. Quindi il prossimo ferro, dopo finito questo, sarà di nuovo ripetere il secondo ferro che abbiamo fatto e così via, ok? Quindi dobbiamo eseguire questa sequenza di per avere un totale di 7 ferri. Guardate, ho ripetuto tutti i giri come vi dicevo e adesso dobbiamo andare a fare il giro, diciamo che è quello leggermente più complesso, dove si vede come fare l'intreccio della treccia, ok? Quindi adesso iniziamo lavorando 4 maglie dritte. E 4, voilà, adesso lavoriamo una maglia a rovescio. Una maglia diritto. Una maglia a rovescio.
Queste, diciamo, sono le maglie del bordino e sono gli stessi punti che andremo a ripetere nelle ultime maglie. Da quello che invece andremo a fare adesso è il modulo che ripeteremo per tutto il ferro, tranne appunto queste ultime maglie uguali alle prime. Quindi guardiamo da ora in poi il modulo che andremo a ripetere, 3 maglie a rovescio. Tre maglie a rovescio. Adesso dobbiamo prendere il nostro ferretto, il ferrettino quello più piccolino, e dobbiamo andare a inserire 4 maglie sul ferretto. Quindi 1, 2, 3 e 4. Le sfigliamo dal ferro e le teniamo un attimo in stand by sul nostro ferretto, ok? Prendiamo di nuovo il nostro ferro e andiamo a lavorare, ci dimentichiamo per un attimo delle maglie messe sul ferretto, lavoriamo le maglie presenti sul ferro e lavoriamo le successive 4 a diritto. Voilà, adesso andiamo a pescare quelle che abbiamo messo sul ferretto, quindi ci dimentichiamo un attimo del ferro, andiamo a prendere le maglie messe sul ferretto e andiamo a lavorare le 4 maglie sul ferretto sempre a diritto. Allora, dopo aver finito il modulo di dopo aver finito le maglie che si intrecciano, quindi dopo appena dopo aver lavorato le 4 maglie sul ferretto, le 4 maglie a diritto sul ferretto, dobbiamo fare le 3 maglie a rovescio. Fatto ciò, dobbiamo fare un rovescio, un dritto, un rovescio e un dritto. Quindi io un rovescio l'ho già fatto. Vado a fare un diritto. Poi facciamo di nuovo un rovescio. E poi andiamo a fare ancora un diritto. A questo punto dobbiamo ripetere il modulo della treccia. Il modulo della treccia quindi è composto da 3 maglie a rovescio, 4 maglie che mettiamo sul ferretto, 4 maglie che lavoriamo diritto. Andiamo a recuperare e lavorare a diritto le 4 maglie messe sul ferretto e dopodiché concludiamo facendo i 3 rovesci. Dopo faremo di nuovo un rovescio, un dritto e un rovescio e ripetiamo il modulo dell'altra treccia. Quindi le trecce sono 3, in questo modulo va ripetuto 3 volte per tutto il ferro. Ok? Quindi ripeto ancora una volta, 3 rovesci, 4 maglie sul ferretto, 4 maglie a diritto, lavoriamo le 4 maglie sul ferretto sempre a diritto e facciamo di nuovo 3 rovesci. Questo è il modulo della treccia. Tra una treccia e l'altra dobbiamo fare un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto. Ok? Ripetuto per 3 volte. Finito l'ultimo modulo di trecce dove abbiamo intrecciato, ho di nuovo lavorato 3 rovesci per finire il modulo e poi un rovescio, un diritto, un rovescio e un diritto e adesso mi ritrovo con le ultime 4 maglie sul ferro che esattamente come le prime 4 vado a lavorare a diritto. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ecco che abbiamo visto tutta la sequenza da realizzare per fare le trecce. Quindi, fatto questo, ci manca ancora un giro per completare il modulo finale, ok? Quindi ci manca ancora un giro che dobbiamo esattamente andare a ripetere il ferro numero 3, ovvero 4 dritti, dritto e rovescio, 3 dritti, 8 rovesci, 3 dritti, dritto e rovescio, 3 dritti, 8 rovesci, 8 dritti, dritto e rovescio, 3 dritti, 8 rovesci, 3 dritti, dritto e rovescio e 4 dritti. Esattamente il ferro numero 3, ok? Dobbiamo andarlo a ripetere. Quindi manca ancora un giro per completare la sequenza.
rifatto questo giro, l'ultimo che ci manca appunto per completare la sequenza, abbiamo il modulo completo di tutti i giri, quindi dal primo giro che abbiamo realizzato fino a quest'ultimo che dobbiamo ancora andare a fare, abbiamo la sequenza esatta dei, diciamo, 9 giri che occorrono per realizzare la nostra treccia, e sono tutti i giri che dovremo andare a ripetere da adesso in poi fino ad ottenere il corbo borsa che desideriamo. Ok? Quindi partiamo dal ferro 2 fino al ferro 9, che è quello che dobbiamo ancora realizzare, e li ripetiamo per tutto il corpo borsa fino ad ottenere la misura che desideriamo. Io ne lavorerò 60 cm. Guardate, ho terminato di realizzare tutto il mio pannello, questo è il risultato, quindi come abbiamo detto prima pari a una lunghezza di 60 cm, e adesso vi faccio vedere come andarlo a cucire e irrigidire sul supporto di salpa che abbiamo predisposto. Quindi dobbiamo andare a prendere la nostra salpa, la andiamo a posizionare esattamente a filo, quindi va proprio a filo della lavorazione, vedete che la tiene tutta. Dobbiamo prendere un ago tirafettuccia e del filo, lo stesso con cui abbiamo lavorato la borsa, quindi lo impigliamo qui, facciamo un nodino, andiamo a inserirci in un punto qui della lavorazione, tiriamo per bloccare il nodo in questo modo, dopodiché partiamo subito a inserirci qui nel primo foro, e come cuciamo la rete o qualunque altra altro tipo di, diciamo, scocca o di indurente, di supporto indurente, andiamo a cucire passando nei forellini e nella lavorazione della borsa. Quindi tiriamo il nostro filo, ho fatto una guglietta bella lunga perché vedete qui, passo qui ed esco nel foro successivo. Voilà! Poi qui ed esco da sotto, rientro attraverso il foro successivo. Allora, come saprete, generalmente quando si attacca una patella o un altro inserto con l'ago si fanno tutti i punti di andata così, dove lasciamo questi buchi vuoti tra un punto e l'altro, e una volta terminato il primo giro di cucitura si torna indietro e si passa a riempire i fori mancanti. Dato che questo è solo un supporto e dopo lo andremo a foderare magari ulteriormente, vi dico che potete tranquillamente anche solo fare il giro di sola andata senza fare il giro di ritorno, la fissate comunque molto bene e non è il caso di fare i due passaggi. Se invece decidete magari di non foderare la borsa, di tenerla con questo supporto a vista, potete magari invece fare il giro anche di ritorno perché sta meglio esteticamente. Altrimenti, se ci andrete ad applicare una fodera, cosa che io comunque vi consiglio, potete fare tranquillamente un solo giro, io infatti farò così. Ok, quindi in questo modo dobbiamo cucire attraverso tutti i fori su tutti i lati, ok? Su tutti proprio i lati, vedete che qui passo, tiro, dopo rientro, qui non si vedono i punti, non si vede niente. Ok, e proseguiamo in questo modo ad attaccare tutti i lati. Per
quanto riguarda la pattina con la chiusura, qui sono andata a inserire negli appositi fori che sono stati fatti nella salpa la chiusura, il pezzettino qui della chiusura appunto, e qua sotto sono andata a piegare le alette, come potete vedere, per fissarla. Adesso dobbiamo andare a cucire la patella, quindi per aiutarci il compito io inserirei la chiusura, andrei a fissarla, ok? Per così in questo modo ci risulta già perfettamente centrata nella borsa, senza più dover calcolare, diciamo, dove metterla, ma è direttamente a posto. Per fissarla, vedete che la patella qui ha dei fori e noi dobbiamo andarli a cucire qui in cima, passando attraverso gli stessi fori della salpa che abbiamo cucito prima. Quindi entreremo nei fori della patella e nei fori della salpa per attaccarla, ok? Quindi una volta presi, diciamo, appunto la misura di dove va inserita, andiamo in corrispondenza del primo foro a inserirci nella lavorazione con un piccolo nodino, come sempre. Dopodiché passiamo qui nel primo foro, diciamo, della salpa, e nel foro corrispondente della patella. In questo modo. Dopodiché passiamo nel foro a fianco della patella e nel foro rispettivo della salpa da cui usciamo da sotto e tiriamo, ok? Poi entreremo nel foro seguente e sempre nel foro seguente della patella, andando a fare tutti i punti di cucitura. Arrivati qui nell'ultimo punto, adesso facciamo il giro di ritorno, quindi rientriamo in tutti i fori che abbiamo lasciato liberi e andiamo a completare la cucitura. Quindi vedete che sono risbucata qui, adesso punto nel foro a fianco e vado a unire i due punti precedenti con il punto mancante. Quindi procediamo così. Identico procedimento che abbiamo utilizzato per l'attaccatura della patella, dobbiamo metterlo in pratica anche per attaccare i laterali. Quindi di nuovo prendiamo il nostro ago con una vugliata di filo, andiamo a inserirci nella parte lavorata qui della borsa, passiamo attraverso il foro della salpa, quindi vedete che mi aiuto sempre andando a puntare nei fori della salpa, dopodiché passo nel foro del mio laterale. Ed eseguo il punto di cucitura. In questo modo. Dopodiché, nel secondo foro, entro prima nel laterale, poi nella salpa e sbuco qui sopra
nella borsa, nella parte lavorata della borsa. Tiriamo ben bene e andiamo a fissarci. Dopodiché passiamo di nuovo qui nel foro a fianco, quindi lo centriamo sempre, e poi nel foro del laterale, vedete che passo qui da sotto. Questo è un filo che non c'entra nulla, benissimo. Dopodiché entriamo nel foro qui sotto, nel foro in corrispondenza della salpa, e sbocchiamo sul davanti della borsa. Tiriamo ben bene e andiamo a fissare in questo modo i laterali, facendo sì di nascondere, diciamo, i fori, in modo che non si veda l'attaccatura. E secondo me è anche molto molto più elegante far sì che appunto l'attaccatura dei vari punti sia nascosta. Ok, quindi facendo in questo modo non si vede, e per di più è molto ben resistente, perché andiamo non solo ad attaccarci al pannello lavorato, ai ferri, ma anche appunto al rinforzo della salpa, quindi abbiamo un doppio rinforzo anche nella tenuta della cucitura. Quindi procediamo in questo modo ad attaccare tutto il laterale, quindi tutto qui, tutto sulla base qui nel fondo, nello stesso identico modo, e poi il giro di ritorno dall'altra parte, ok? E dopodiché anche l'altro lato. Guardate, ho terminato di attaccare entrambi i laterali e questo è il risultato. Sono veramente molto contenta finora. Adesso non ci resta che andare a fissare i manici, ok? I manici che andremo a fissare in questo modo, subito a fianco alle trecce, ok? Quindi qui così passiamo nel primo foro qui dove abbiamo attaccato la salpa, e poi negli altri fori che trovate la salpa sarà già perforata nella posizione dove andranno attaccati i manici, ok? Quindi facciamo qui al fondo un bel nodino, voilà. Poi entriamo nell'altro foro e usciamo in corrispondenza del foro nella salpa. Vedete? Così. E adesso passiamo nell'ultimo foro e entriamo nel foro corrispondente, tiriamo e andiamo a compiere l'altro punto di cucitura. Quando si attaccano i manici, io generalmente consiglio sempre di far passare il filo più volte per dargli una maggiore stabilità e resistenza. Quindi adesso ritorno, mi si è sfilato l'ago, ritorno nel foro da cui sono partita e ripeto il procedimento. Quindi vedete, risbuco qui nel primo foro e ripasso ancora una volta in tutti per almeno un'altra volta, in modo che il filo resti doppio, ok, all'interno di ogni foro. Quindi una volta passati due volte possiamo andare a fissare, a fermare il filo e attaccare, passando nello stesso modo sempre nei fori corrispettivi del manico e della salpa all'interno, e a fissare anche l'altra parte del manico, e poi allo stesso modo andiamo a fissare l'altro manico dall'altra parte, ok? Quindi